Eccoci di nuovo insieme, siamo ancora, come ci diceva in questo breve intervallo il professor Spada, ancora negli anni 60, 60. perché comprendere gli anni 60 vuol dire capire qual è stata L'evoluzione, l'evoluzione. Ecco, quindi prego. certamente. Allora, il reparto era al pian terreno e avevo una serie di camere e avevamo 80 culle e due incubatrici. 80 culle sembrano tante, ma sono piccoline in una camera dove i letti da grandi ne metti 3, lì ne mettevi 12, mi spiego. E quindi, anzi, Entrando a destra. in tempi di emergenza arrivavamo ad avere 120 culle, diciamo. Avevamo una quindicina di infermiere generiche, le infermiere pediatriche non esistevano ancora, erano tutte infermiere generiche e per regolamento dell'ospedale dovevano essere tutte Nubili. nubili, nubili. Difatti se si sposavano dovevano lasciare l'ospedale. Questo l'ha scritto e io mi sono domandato perché? Solo per una questione formale, non perché. E Vabbè, beh, certo, insomma, se se erano guardiamo i sposate. costi-benefici, la nubile garantisce di più perché la mammina poi comincia le gravidanze, Certo, da questo punto di vista sì, però mi sono anche domandato se un'infermiera non nubile, quindi magari a Sì. sua volta, oltre che moglie e anche madre, non avrebbe avuto nei confronti di future madri una comprensione anche maggiore di una nubile. Probabilmente Vabbè, sì. costi-benefici, va Probabilmente sì, bene. però allora era così. Era così. Avevamo una quindicina di ragazze nubili e due inservienti che pulivano il reparto, Pierino e Michele Storici. E voilà, e si cominciò così. Le problematiche di quegli anni, parlo dal lato clinico, erano forti. Innanzitutto eravamo assillati dagli itteri dei neonati. L'ittero nel neonato, tanto c'è l'ittero fisiologico, 8 neonati su 10, nei primi 2 o 3 giorni diventa un po' giallino, è il famoso ittero fisiologico. Però ci sono degli itteri patologici che se aumentano oltre un certo livello di bilirubinemia, e il livello è il 20 mg per cento, può dare dei danni ai nuclei della base encefalica. E quindi lasciare o dei reliquati tipo paralisi spastiche o addirittura la morte. E quindi il problema degli itteri era importante. Allora, sempre in quegli anni, leggendo su una rivista americana, scoprimo che c'era la fototerapia che poteva aiutarci, cioè fasci di luce intensa sul bambino nudo scioglievano l'ittero. In effetti era così. Allora, io passai questa pubblicazione al nostro elletticista dell'ospedale, il signor Marino. E lui, bel cervello, ci fece una specie di tunnel di acciaio inox con una dozzina di luci al neon molto potenti, per cui in quel tunnel mettevamo il lettino col bambino nudo, lì nudo, completo, facevamo solo gli occhi Gli occhi. perché la luce era troppo potente, e lo lasciamo 4 ore, 5 ore, 6 ore, a volte mezza giornata, e l'ittero si scioglieva. E questa era una buona cosa. Questa è una macchina che avevate, fra virgolette, inventato voi. Sì, inventato no perché l'avevano applicata in America, avevo solo passato le idee americane a questo qui che ha capito al volo e mi ha Aveva fatto. costruito, E fu un diciamo, con i mezzi. prototipo che forse posso vantarmi di dire che fu il primo in Italia questa roba qui. Però l'ittero non era sempre benigno, a volte era un ittero maligno, quando si trattava di incompatibilità di sangue materno-fetale, parlo delle incompatibilità RH o AB0. In questo caso c'è un conflitto immunologico fra il neonato e la madre, per cui gli anticorpi materni vanno a uccidere i globuli rossi del bimbo, il bambino si anemizza, ma soprattutto la rottura dei globuli rossi mette in circolo bilirubinemia a go-go e quindi il rischio di questi famosi danni Effetto. cerebrali. Allora, quando non funzionava la fototerapia, dovevamo fare la esanguinotrasfusione e lì è un bel cine questo. Perché adesso ci sono dei kit sterili che tu apri il kit e trovi tutto quanto. Allora non c'era niente. Quindi allora tagliavamo il moncone ombelicale che era ancora attaccato al Il bambino, moncone del cordone ombelicale, integro solo per gli nostri esatto. telespettatori. E attraverso quel buco lì infilavamo un catetere che andava a finire nel fegato, nei vasi del fegato.
e lì cambiavamo il sangue al bambino. In che modo? Avevamo due sacche di donatore, aspiravamo, toglievamo 20 cc di sangue del bambino, mettevamo 20 cc da donatore, 20 cc togliamo, 20 cc, e questa faccenda durava un paio d'ore, sempre con siringhe di vetro che vasellinavamo per evitare che si inceppassero, però per fare un esame di trasfusione dovevamo usare almeno una ventina di siringhe, con un dispendio di sangue incredibile, perché ogni volta che toglievi la siringa per metterne un'altra perdevi sangue da tutte le parti. Era una manovra che durava circa 2 ore ed era una purga che dovevamo prenderci almeno una volta alla settimana. Comunque, a questo riguardo, e questo è un ricordo che non mi abbandonerà più, un bel giorno in estate ci portano un bambino, figlio di pastori di alta montagna, nato a domicilio, e a 8 giorni di vita era giallo come un limone per questa incompatibilità. Era una situazione drammatica, perché il bambino aveva già perso il cordone ombelicale, quindi questa autostrada non si poteva più usare. Non si poteva più usare, dalle vene, manco parlarne. O lo lasciavi morire, o se non moriva restava completamente cerebroleso, o siamo passati per il cuore. Ci siamo guardati Ambrosiano ed io in faccia, abbiamo preso un grosso ago e l'abbiamo piantato nel costato fra la quarta e la quinta costa, e siamo entrati nel ventricolo e di lì abbiamo cominciato a pompare. Non vi dico, perché mentre nel vaso un po' di sangue esce, il cuore, quando tu toglievi la siringa, pompa fuori fino al soffitto, per cui alla fine avevamo sangue sulla testa, sui capelli, sui camici, sul pavimento, insomma un disastro. Io non so se i telespettatori, io ho un'infarinatura di carattere medico e mi rendo abbastanza conto di cosa significa. Quando ho letto in questa nota questa... sono veramente stupito, vi siete presi una responsabilità, certo, enorme, avete fatto una cosa molto difficile, molto coraggiosa. Molto coraggiosa. E se non ricordo male, però l'effetto formidabile. Fu positivo, perché il bambino se la cavò perfettamente, vis medicatrix nature, no? Mm-hmm. Se la cavò perfettamente e venne ancora a trovarci mesi e anni dopo, sempre a ringraziarci e portarci il panetto di burro della famiglia. Adesso non vorrei... quando si dice miracolato, forse ci andiamo vicini. Quello sì. Ecco, quindi era una situazione molto pionieristica. Pionieristica, roba da guariniello, detto fra noi, no? Sì. Allora andava sempre bene, perché il revanchismo, il fatto di denunciare il medico non esisteva, anzi ti ringraziavano anche quando ti moriva il bambino, perché capivano che avevi dato tutto. Certo che oggi dovessi fare una cosa del genere ci penserei molto, perché i rischi sono altissimi. Ecco, e ci avviamo alla fine degli anni 60, siamo all'inizio degli anni 70. Ancora due tipi di patologie degli anni 60 per lumeggiare la pediatria africana. Certo. Gli itteri, e ne abbiamo parlato. Sì. La TBC. La TBC. Allora la TBC imperversava, perché era difficile curarla. C'erano i sanatori, ma ti curavano con la buona aria sotto i pini e poco più, un po' di streptomicina, ma era un disastro. Sti bambini, specialmente in campagna, che vivevano in queste famiglie patriarcali dove c'era il neonato e il vecchio che fumava la pipa e sputava in terra, vecchietti che a volte avevano delle lesioni TBC cavernose, per cui ogni sputo era un diffondere di microbi della TBC. Per cui i casi di TBC allora erano piuttosto frequenti, e la TBC per noi voleva dire o la TBC miliare, cioè quella che si diffondeva in tutto l'organismo e dava il quadro tipico della radiografia polmonare, che era tutta fatta a grani come fosse miglio. E la curavamo con della streptomicina e poco più, ma stavano dei mesi in reparto. Oppure c'erano le meningiti tubercolari, quante ne ho avute? Quelle erano ancora più dure, perché il bambino con meningite tubercolare, curarlo era un cine. Gli facevi la streptomicina in muscolo, però ogni settimana andavamo a fare la rachicentesi, toglievamo un po' di liquor e mettevamo cortisone e streptomicina nello specco vertebrale. Quindi, voilà.
E poi l'ultima patologia che ricordo ancora col terrore sono le gastroenteriti. Ecco, le gastroenteriti, quanti bambini ho perso per delle banali diarree? Perché mentre l'adulto può avere la diarrea, può stare anche una settimana con la diarrea e non capita nulla, il bambino in un amen si disidrata, perde liquidi e perde sali, per cui andavano in coma e morivano. E allora con i famosi aghi non riuscivi a idratarli. E allora cercavamo di fare delle ipodermoclisi con delle siringate da 20 cc di glucosata e 20 di fisiologica, ne facevamo due qui e due qui, mattino e sera, ma era poca cosa perché bisognava dare quasi dei litri, noi dovevamo un centinaio di cc. Qualche volta riuscivamo a tirarli fuori, così qualche altra volta no. Allora ricorravamo alle mieloclisi e anche lì era una cosa di una truculenza enorme. Con dei trocar, cioè degli aghi spessi e duri, lunghi così, infilavamo l'estremità distale del femore nella spongiosa dove l'osso non è compatto mai a spugna, lo infilavamo lì dentro e poi mettevamo la flebo che scendeva goccia a goccia. Ma immaginatevi a piantare un ago nell'osso. Era dolorosissimo, no? Immagino. Dolorosissimo. E però anche lì aveva dei limiti perché spesso si intasava, non andava più giù, insomma, per farla breve, un vero disastro, un vero disastro. Comunque, questo era per dire il tipo di patologie che dovevamo affrontare. In quell'epoca, poi, verso nel 68, andò che il mio primario, il professor Carlo Zunin, vinse il primariato a Brescia, che era un posto prestigiosissimo, e quindi lasciò l'ospedale. Devo dire, e questa è la gratitudine che ho, che oltre ad avermi insegnato il mestiere, mi fece anche lavorare, scrivere, studiare, pubblicare. Io arrivai a pubblicare quella quarantina, 45 pubblicazioni scientifiche che mi permisero di costruire il curriculum da potermi presentare alla libera docenza. Per cui nel 72 lui era già andato via, ma io potei andare a Torino, a Roma, e a sostenere la libera docenza e a passarla. Quindi fu un regalo del professor Zunin al sottoscritto. Quindi sono cose veramente... E quell'anno finì questo istituto della libera docenza, no? Sì, perché sì. Voleva dire, era un riconoscimento universitario ad una particolare... Sì, devo dire, la libera docenza era solo destinata agli universitari, io ero un ospedaliero. Presentarsi da ospedaliero a Roma era come il privatista che si presenta nella scuola pubblica, che prima ti promuovono i loro, poi se c'è ancora spazio e se sei proprio bravo ti fanno passare. E mi andò bene perché andò bene, insomma. Perché di gamba, insomma. E comunque, preparato. Allora, cosa capito? Che nel 68, partito Zunin, ci troviamo in due, Ambrosiani ed io. Io nel frattempo, con la partenza di Zunin, ottenne il primariato, quindi il primario e l'aiuto. In due abbiamo gestito il reparto. No. Aveva 35 anni, quando sì, 69. Sì, sì, giovanissimo. Giovanissimo, tant'è che nei congressi in giro non osavo dire che ero primario perché ero talmente giovane che la gente diceva ma cosa mi figurati. Cosa mi conti? Ma furono le circostanze, il fatto di aver lavorato bene, il fatto di aver preso la docenza e tutto quanto, insomma. Morale, ci troviamo due a lavorare giorno e notte, sabato e domenica, Natale e Pasqua, abolite le ferie, abolito tutto. Per 2 anni e 7 mesi Spada e Ambrosiani lavorarono da soli. Immaginatevi che tipo di vita, fu una vita infernale. Io confesso che in quel periodo non vidi crescere i miei figli a casa, perché arrivavo che era notte fonda e mi alzavo al mattino presto. Questa era la... Il ritmo era quello lì. E voilà, voilà. E qui finivano i famosi anni africani. Di colpo, quasi di colpo, con l'inizio degli anni 70 venne la famosa riforma sanitaria Mariotti, del ministro Mariotti, il quale stabilì che per i vari reparti le necessità effettive, non eravamo in balia dei consigli di amministrazione dei singoli ospedali, ma era lo Stato che diceva per medicina occorrono tot, per pediatria occorrono tot. In poche parole, noi passammo da 2 a 10. Perché erano previsti 10. Bene.
Nel frattempo, all'inizio degli anni 70, cominciarono, è l'epoca in cui cominciai a lavorare con te, con i bambini, esatto. Trattati sotto fototerapia, esatto. E facemmo una pubblicazione in cui, per stabilire se i bambini gialli trattati in fototerapia ne uscivano indenni dal punto di vista delle funzioni cerebrali, e lui mi dette una mano notevole. Iniziò una collaborazione che poi durò per anni, no? Certo, durò per anni e mi avvicinò all'ospedale. Io poi rimasi lì, vinsi il concorso. Allora, in poco tempo ci trovavamo in 10, nel frattempo si moltiplicarono i reparti in provincia, per cui non arrivavano più da Alba o da Corte Emilia o da che so io, ma avevamo solo il nostro Interland. E intanto era nato il servizio del pediatra di famiglia, ufficialmente riconosciuto dallo Stato, per cui questi pediatri di famiglia ci liberarono dai ricoveri impropri, perché a volte erano ricoveri da quattro soldi che potevano essere curati a casa, il pediatra di famiglia poteva farlo. E il paradosso era che mentre negli anni 60 nasceva 1 milione di bambini all'anno, da partire dagli anni 70 le nascite hanno cominciato a calare, e pian pianino siamo arrivati che oggi come oggi nascono 470.000 bambini, quindi le nascite sono più che dimezzate rispetto agli anni 60. Quindi si moltiplicarono i reparti, si moltiplicarono i medici, avevamo i pediatri di famiglia e metà dei neonati, cominciamo a vivere bene. E allora cominciò veramente la vera medicina moderna. Lì ci fu ancora una cosa che ricordo con grossa affetto, diciamo. Nel 72 uscì una statistica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che poneva l'Italia al penultimo posto in Europa per la mortalità neonatale. I famosi indici, noi viviamo anche di indici, sono pagelle, essere ai penultimi in Europa c'è da vergognarsi. Questo fu uno shock per la pediatria italiana. Partimmo tutti in quarta a darci una mossa. Personalmente io andrai una settimana a Parigi in un grosso centro di terapia intensiva neonatale, poi andai una settimana in Svizzera e poi andai una settimana a Udine, dove c'era un gran bravo neonatologo cuneese, il professor Franco Macagno, che era primario là, per rubare il mestiere, cioè imparare l'intubazione per intubare i bambini, imparare l'uso degli autorespiratori e tutte quelle strategie di assistenza al neonato a rischio. Posso chiedere, professore, sotto quale peso in quegli anni si considerava che un bambino difficilmente sarebbe sopravvissuto, e adesso invece questo limite quanto si è spostato? Si è sempre più abbassato, sempre più abbassato. Una volta sotto i 2 chili potevi dire che difficilmente non dovevi neanche disturbarti. Mi ricordo una volta, io andavo a Ceva a fare l'ambulatorio a Ceva, finito l'ambulatorio un'infermiera mi dice: ah dottore, qui adesso è finito tutto, se volevo ne può ancora vedere uno, è sul davanzale della sala parto. Come sul davanzale? Vado su, un neonato sui 2 chili avvolto solo da un panno, era lì dal mattino e aspettavano che esalasse. La cosa mi indignò, dico: ma non è possibile lasciare morire un bambino così. Avevo finito tutto, allora mi feci dare una scatola da scarpe, la riempì di ovatta, misi il bambino lì dentro, lo caricai in macchina, alzai il riscaldamento della macchina a pieno volume e di corsa arrivai in ospedale e lo misi in incubatrice. Sopravvisse ancora 2 giorni in incubatrice con tutte le cure, ma Meschin si era fatto già 6-7 ore sul davanzale. Quindi, no, questo per dire allora, i limiti allora erano quelli: sotto i 2 chili non ti disturbavi. Adesso tirano fuori bambini di 6 etti. Non so se dire. È una roba. Immaginatevi un pollo, ecco, un pollo. Bambini di sede, lo tieni in mano, sì, per visitarlo lo tieni in mano così e lo visiti, questo per dire. Ecco, e diciamo, non che sia probabile che, ma ci sono alcune speranze, ma almeno, ma se dico quello, dico tirarli fuori con una qualità di vita
decente, mi spiego. È chiaro che la mortalità più scendi con l'età gestazionale più aumenta, però quelli che salvi sono bambini a posto, magari hanno qualche problema con la vista, c'è la retinopatia del prematuro da ossigeno che danneggia la vista, ma tutto sommato per la gran parte delle altre funzioni vitali stanno bene, vanno bene, certamente. Quindi immaginatevi. E allora ci dedichiamo così a quella che è il nostro mestiere, cioè curare innanzitutto i malati internistici, perché il pediatra è un internista, no? Quindi le diarree, le broncopolmoniti, le malattie reumatiche, eccetera, eccetera. E poi avevamo dei letti di appoggio per le varie specialità, tipo i chirurghi operavano, poi mandavano da noi perché l'assistenza infermieristica da noi era migliore. Gli ortopedici ingessavano per la lussazione d'anca e mandavano da noi. La neuropsichiatria infantile, che ancora oggi è senza letti, quando ha bisogno di un ricovero lo porta in pediatria. Se è minore. In pediatria. Poi nel frattempo, siccome l'ospedale si era arricchito di mezzi diagnostico-terapeutici importantissimi, io cominciai a organizzarmi e cominciai a mandare i miei assistenti un po' a destra, un po' a sinistra, per impratichirsi delle singole subspecialità. Cioè, allora, ognuno di noi curava un settore, chi si occupava di malattie endocrine, quindi nanismi, pubertà precoce, tiroide, chi di diabete, chi di malattie reumatiche, chi di malattie nefrologiche, eccetera, eccetera. E questo fu un grande vantaggio, proprio un grande vantaggio, ed è quello che ha cambiato. Che sia la preparazione che anche il contatto con centri di ricerca. Ma certo, perché ognuno di questi miei assistenti, io in testa, eravamo in contatto con questi centri, per cui insomma alla fine... Però questo, scusatemi, ma questo è il modo intelligente per fare il capo. Perché anziché mettere gli altri nelle condizioni di non farti ombra, se vuoi che il tuo reparto lavori al meglio, mandi le gente in giro, quando tornano ne sapranno forse più di te, perché si saranno già in un certo in quel settore, campo. Sì. Però vuol dire che dai il meglio per il tuo reparto in quel momento. Certo, ma io non mi vergogno a dire che con certe patologie non mi pronunciavo e chiamavo il Vivalda di turno o il Montaldo di turno o il Rocca di turno, dire: senti, cosa ne pensi? Questo, e lui mi illuminava. Perché è così, ormai non esiste più il tuttologo, non esiste più. Un tempo, 60 anni fa, uno con un buon cervello e che aveva studiato quei 2 o 3 volumi di medicina interna era considerato il luminare e sapeva tutto. Adesso sai un bel niente, perché c'è la subspecialità della subspecialità, fin troppo, perché adesso si è... Ecco, noi ci avviamo verso la conclusione, perché è volato via questo tempo. Tu hai raccontato e ci hai fatto vivere, questo è molto importante, attraverso la tua esperienza, questo grande percorso. Ecco, tu hai lasciato all'inizio del terzo millennio, cioè nel 2000 in sostanza. Ecco, di lì è ancora... È cominciata la terza fase mia. La terza fase. Intanto devo dire che il 17 dicembre del 1999 io lasciai per pensionamento l'ospedale. Non vi dico, ancora adesso mi commuovo. Non vi dico... C'è una cosa molto bella che mi racconta. Dico solo di questo, poi sto zitto perché E poi lui racconta chiudere. Questa cosa che è bellissima, io mi sono commosso, vi garantisco anch'io leggendo. Perché lui dice che l'ultimo giorno di lavoro suo si è allontanato da un'uscita secondaria, la scala antincendio. Perché non voleva farsi vedere dai suoi collaboratori con le lacrime agli occhi. E questo la dice lunga sul fatto di quanto uno ha amato il proprio lavoro. Certo. E noi stasera vorremmo proprio sottolineare questo, dire che la medicina è anche questo, e quindi contrastare spesso le critiche e qualche volta magari necessarie, ma qualche volta veramente infondate, che vanno verso chi, come Adriano Spada, ha dedicato la sua vita ad una realizzazione importantissima di cui tutti abbiamo usufruito. E io vorrei concludere sottolineando che
È vero che lui se n'è andato, ma Buonsangue non mente, suo figlio Marco, che noi vedremo probabilmente quest'autunno perché non siamo riusciti a catturarlo perché è spesso in giro, è primario del reparto di pediatria dell'ospedale più importante pediatrico del Piemonte, che è Regina Margherita di Torino, ovviamente università, città della salute. Quindi, guardate, ci sarà un passaggio di testimone e parleremo di nuovo di questa realtà, quindi del terzo millennio, con Marco, che è un protagonista del terzo millennio per una serie di cose. Vi diciamo una in particolare, le malattie rare e quelle legate al circuito genetico, che comunque già Adriano aveva fatto partire in allora come ipotesi di lavoro. So che siamo in ritardo, ma vorrei che il professor Spada ci dicesse ancora una cosa rapidamente, perché lui non ha mica smesso, forse ha smesso di lavorare, ma non ha smesso di fare il pediatra. No, quindi la sua realtà attuale... Difatti la mia realtà attuale adesso è una realtà tutta in discesa. Io gioco tutti i giorni nell'ambulatorio visitando i bambini, ed è una cosa piacevolissima, perché intanto lo faccio con grande trasporto, questo chiamiamolo mestiere, non è un mestiere, è una professione, è una missione se vogliamo. E poi è bello con i bambini, perché anche il bambino che sta male, anche il bambino grave, oggi è così, domani è già lì che sorride, il terzo giorno è già lì che corre, quindi ti dà delle soddisfazioni incredibili. E poi soprattutto il rapporto con le mamme, oggi sapete che si nasce molto di meno, i bambini sono tutti voluti e cercati, non c'è più la nascita occasionale, sono tutti pianificati. E le mamme, ahimè, decidono di diventare mamme sempre più tardi, perché prima c'è sempre qualcosa da fare, comprare la casa, cambiare la macchina, la vacanza. Morale, decidono di figliare in età in cui ai nostri tempi le nonne avevano già deciso ampiamente. Allora, su questi bambini si fa un carico emotivo, affettivo incredibile, e quindi oggigiorno c'è, direi, quasi una specie di ansia delle madri, una nevrosi, e che queste mamme poi vengono da me e dal pediatra per dialogare, per parlare. Io le lascio parlare a lungo, poi naturalmente do i miei consigli, perché è così. Allora, vi devo dire che questa invade sua... Invade il tuo campo, esatto, Luigi. Questa invasione graditissima è stata una delle cose che ha caratterizzato la nostra collaborazione professionale, certo. Ma di sicuro la grandezza di questo personaggio Adriano Spada è legata anche al fatto che lui a livello psicologico è sempre stato un ottimo psicologo, diciamo nato, ecco. Quindi io con questo concludo la trasmissione, ringraziando il regista che ci ha lasciato sforare, ma qui la scelta era o rivederci un'altra trasmissione, ma lo faremo questo, collegheremo i due pediatri Spada, va bene? Il Medioevo e il Moderno. Ecco, sì, lo faremo quest'autunno, sempre con Mario, speriamo, e continueremo ancora questa storia che è di grande intervento sulla debolezza, ma di grande risultato. Grazie ad Adriano, grazie a Mario che è stato con noi. Io penso di sì, siamo tutti legati al pediatra Adriano Spada, all'uomo Adriano Spada e anche allo psicologo, perché vi ricordo, io ho cominciato con lui tanti anni fa, 40 e qualcosa. È viva. Grazie di essere stati con noi, vi ringrazio proprio tantissimo. Ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata. Thank you.